Benvenuti a questa decima edizione del Piano Letterario. Segna una tappa importante. Quando c'è un decennale vuol dire che c'è un percorso ben avviato e quindi di questo siamo molto soddisfatti. Ritorniamo un po' all'antico, come si può ben comprendere, ma io devo sottolineare come anche nella passata gestione amministrativa del Comune di Rieti ha continuato il premio, e quindi io ringrazio gli assessori che mi hanno preceduto e siamo nella continuità di questa iniziativa. Primo appuntamento importante come al solito, anche perché abbiamo un'autrice particolarmente significativa all'interno della nostra letteratura contemporanea. Con un libro, io come già fatto in precedenza, dirò pochissime cose per tutti gli autori allo stesso modo, in modo che non ci siano parzialità da parte mia. Poi passiamo la parola agli autori e soprattutto al pubblico dei lettori, che questo è il punto fondamentale. Ricordiamo come questo premio ha la caratteristica di far leggere il libro e poi far incontrare l'autore, perché questo è un po' il segreto, e credo che sia una formula particolarmente interessante, perché ci dà una diversa visione del libro, perché un conto è leggerlo e un conto è incontrare poi chi lo ha scritto, quindi è l'occasione per capire meglio il libro, per sentire direttamente dalla voce dell'autore che tipo di esperienza è stata, e quindi credo sia una formula interessante. L'autrice di questa sera, Laura Pariani, con questo titolo particolare, tra virgolette, ovviamente, domani è un altro giorno, disse Rossella Oara, è un titolo stimolante, interessante, intrigante, come anche la storia in questi 10 anni di questa bambina, che sviluppano anche un periodare particolare legato alla storia della nostra Italia degli anni 50. Ecco, gli anni 50 sono poco conosciuti e invece questo libro ci fa vedere com'era la realtà di questi anni 50. Ma io non voglio aggiungere altro, passo la parola a Laura Pariani. Prego. Allora, tanto buonasera a tutti. Ha detto l'assessore, ha parlato di anni 50 e di importanza degli anni 50. Io sono del 1951 e in effetti, quando rivado a quel periodo, mi accorgo di come siano avvenuti in quegli anni tantissimi cambiamenti fondamentali. Io sono nata in un piccolo paese dell'Alto Milanese, un paese che era contadino. C'erano grandi campi, soprattutto mais, segale, c'era vigneti e intorno una grande fascia di brughiera. Adesso la brughiera se l'è mangiata l'aeroporto della Malpensa, i campi non ce ne sono più, è tutto cemento. Piccolo paese è diventato un grande paese attaccato a Busto Arsizio e a Legnano. Siamo nella zona industriale, il cuore della Lombardia, ma a quell'epoca, quando io sono nata, le fabbriche incominciavano a sorgere, ma l'attività, una parte della gente continuava il lavoro nei campi, anche la vita era vita nelle corti, c'erano questi grandi cortili in cui
Le case avevano l'affaccio, case a due piani, a pian terreno la cucina e nel piano superiore le stanze da letto, ben divise, cioè due parti della vita molto divise, non comunicanti, o meglio comunicanti da una scala esterna. Non esistevano dei cessi, in cortile c'era, nella corte c'era il cesso in comune, non c'era il riscaldamento. La vita nelle corti era una vita sociale. Io non ricordo da bambina porte chiuse, le porte delle cucine erano sempre aperte. Ecco, era una vita completamente diversa da quella di oggi. Se io vedo anche il tessuto urbano di questo paese dove io sono vissuta, non si differenzia da una città. Al posto delle vecchie corti ci sono condomini, villette private, la vita è diventata tutta una serie di fatti privati, cancelli, porte chiuse e famiglie molto piccole, mentre quando io sono nata, non so, forse c'era anche l'abitudine di chiamare tutti i vicini zio e zia, una grande comunità. Nella corte ci si conosceva tutti, non c'era vita privata come la concepiamo noi adesso. Insomma, se uno metteva il nastro rosso, mezz'ora dopo anche tra i cortili più in là sapevano che avevi messo il nastro rosso. Insomma, era così, questo passaparola in cui a volte i bambini facevano da passaparola da una corte all'altra portando le notizie. Ecco, questo era il mondo in cui sono nata, ma non c'è solo stato il cambiamento urbano, c'è stato un cambiamento proprio di vita, un cambiamento economico, perché ricordo più o meno a metà degli anni 50, quando ormai le fabbriche cominciavano ad aprirsi, il paese segnato dalla sirena della fabbrica. Le donne andavano alle fabbriche tessili e gli uomini alle fabbriche meccaniche. E ricordo che quando si andava a scuola non era la campanella, c'era il fischio della sirena della fabbrica meccanica in fondo alla via, che dava, ecco, segnava la fine delle lezioni del mattino, diciamo così. Poi vedevi tutta la strada, si riempiva di biciclette, degli operai che andavano a casa a mangiare, e poi alle 2 del pomeriggio nuova sirena e gli operai di nuovo tutti in bicicletta alla fabbrica, e noi bambini a scuola, perché c'era la scuola con la pausa del pranzo in cui andavamo a casa, ma la scuola durava tutto il giorno, tranne il giovedì, era questo giorno, non so perché, era festivo, e che noi bambini passavamo a casa lavorando, perché comunque non era concepibile a quell'epoca che un bambino oziasse. L'ozio è il padre dei vizi, si dice, si potrebbe anche dirlo nel dialetto che allora si parlava, l'ozio era considerato, star con le mani in mano era considerato qualcosa di riprovevole. Bisognava, io non so, ho passato tutti questi giovedì, a parte i lavori di casa, giovedì pomeriggio, quando effettivamente questi lavori di casa li avevi finiti, bisognava andare dalle suore a imparare a cucire e a ricamare. Io ho fatto chilometri di punto a giorno, saprei fare, non so, chilometri di lenzuola, non mi sono mai servito, però insomma io so fare un punto a giorno perfetto, ve lo dico nel caso abbiate bisogno, sapete a chi rivolgermi. E
Ecco, era questo più o meno il mondo che vedevamo noi bambini, un mondo anche in cui si cambiava lingua, perché quando io sono nata tutti parlavano in dialetto, ma proprio tutti, ed era un segno di identità molto forte, per cui quando andavi in un paese vicino e parlavano un altro dialetto dicevi ma questi parlano strano, perché ti sembrava... Quella era la tua lingua, lingua in cui eri nato, in cui venivi sgridato e venivi coccolato o ti si davano ordini. Era quella la lingua che gli adulti parlavano. Poi più o meno a metà degli anni 50, non so, e soprattutto andando sul finire, quando inizia la televisione, 57, non so, quando la televisione incomincia a entrare nelle case, allora si incomincia a dire che il dialetto è un segno di un'Italia misera, povera, ignorante, che è qualcosa che bisogna abbandonare. Allora ci sono le lezioni del maestro Manzi in televisione, e non è mai troppo tardi, bisogna imparare l'italiano ci farà una grande nazione. Non è vero, comunque c'era veniva raccontato questa cosa, e comunque bisognava imparare a leggere e scrivere. Io mi ricordo queste trasmissioni in cui mi sembrava strano vedere questi adulti in questi specie di banchi col maestro che segnava questa è l'H, si mette davanti all'A quando vuol dire verbo. C'erano queste cose che avevo già imparato io a scuola, mi sembrava strano che ci fossero anche dei grandi che dovessero imparare queste cose. E più o meno a quell'epoca gli adulti incominciano a parlare a noi bambini in italiano, o meglio, in un dialetto italianizzato. Quindi le parole dialettali con delle finali italiane, e questo era l'italiano che consentiva la situazione, e venivamo sgridati noi bambini, che avevamo imparato il dialetto, venivamo sgridati se parlavamo in dialetto. Quindi c'era questa situazione strana, soprattutto a scuola, era una situazione molto sanzionatoria. Ricordo che la maestra aveva questa teoria, cioè l'aveva imbandita in questo modo: esistono i dialetti, sono lingue di serie B, si possono eventualmente parlare ma non si possono scrivere. Questa è la differenza tra l'italiano e il dialetto. E ricordo ad esempio di aver... E non era neanche consentito un italiano regionale, ma un italiano di tipo toscano. Questo era l'italiano che ci veniva ammannito nei libri di lettura. Ad esempio ricordo che di aver scritto in uno di questi temi la parola papà, che è per una bambina nata in Lombardia è un termine italiano, italiano regionale. La maestra cancellò, ci scrise sopra babbo, che per un bambino dell'Italia del Nord la parola babbo è una parola quasi incomprensibile, è una parola che non ha un significato reale. E così molto spesso nei libri di lettura c'erano queste parole incomprensibili, fanciullo, cioè queste parole che non si usavano mai, insomma, no? E bisognava, la nostra insegnante ce li faceva trascrivere queste parole insolite e pretendeva che noi usassimo. Per cui non lo so, io ho ancora i quaderni della scuola elementare e ho questa... mi stupisco in questi temi di terza elementare che uso la parola plumbeo, glauco. Cioè uno dice, ma un bambino di 8 anni, cosa gli è stato insegnato?
è uno di questi dettati di seconda elementare, credo, o di primo e seconda elementare, che io qua cito, ed era per imparare la differenza tra la G dura e la G dolce, no? E la C, la G e queste cose, e il dettato diceva: nell'angusta cucina della vecchia canonica il curato cuoce e frigge il cuore del giovane cerbiatto, che è una cosa terribile per un bambino di 7 anni. Ecco, questa era la scuola che sicuramente non badava al valore del anche emotivo, no? Per un bambino 7 anni, il cuore del giovane cerbiato e questo curato nell'angusta cucina della vecchia canonica, per cui la canonica per me è sempre stata in quegli anni un posto da cui tenersi lontano, perché insomma, scusate, ma il cuore del bambi che viene cotto e fritto e mangiato con gusto dal vecchio curato, insomma, è qualcosa di... è un piccolo trauma per i bambini. Comunque, ecco, questa era l'atmosfera. Naturalmente alla mia maestra, che pure è una maestra giovane, cioè sicuramente non è passato per la testa che questa fosse una fase un po' traumatizzante, insomma, no, era una frase con cui si poteva mostrare le differenze tra una C dura, una C dolce, eccetera, cose di questo tipo. Ecco, e pensando a tutto questo, ho cominciato a pensare a questo libro. È successo qualche anno fa, 4 anni fa, mio padre si è ammalato molto gravemente, si è capito che insomma non si sarebbe risolta in modo positivo questa malattia. E quindi io, che vivo a certa distanza da casa sua e che ho visto mio padre in tutta la vita più o meno durante le grandi feste, ho cominciato a andare da lui alla domenica, a passare con lui le domeniche, quindi a tornare in questo piccolo paese ogni domenico quasi, passandoci tutta la giornata, passando tutta la giornata nella casa dove io sono nata e dove mi ha sempre un po' angosciato tornare. Poi parliamo magari delle vicende di questo libro, che rispecchiano un po' certe storie violente che allora sono successe. E un po' il fatto di tornare, dover tornare, stare per tutta la giornata, e il vedere intanto tutti i cambiamenti che ci sono stati, non riconoscere più il paese, non dico la casa, perché nella casa poi cambiano poche cose, o sì, ci sono elettrodomestici in più, però insomma continui a, non so se vi capita di entrare in una casa dove siete vissuti nel passato, in cui anche se l'arredamento è cambiato vi si sovrappone all'immagine dell'oggi, si sovrappone quella vecchia, perché in quell'angolo voi siete stati in castigo, che ne so io, quel tal giorno per quella tal cosa, in quell'altro angolo avete letto quel libro meraviglioso che ve lo ricordate ancora oggi, seduti in poltrona avete passato un pomeriggio sognando su questo libro, o in quell'angolo c'era il letto, adesso non c'è più, ma è un letto dove avete passato le notti della vostra infanzia, lo vedete ancora lì il letto, anche se adesso non c'è più. Ecco, e questa è stata la mia esperienza
per quei 4 anni e ogni volta ricordavo delle cose che ricordare poi mi faceva ricordare qualcos'altro, no? Per i ricordi sono come le ciliegie una dietro l'altra, no? E così ho cominciato ad annotare alcune cose. Poi la scrittura di un romanzo dura normalmente un paio d'anni. E all'inizio non sapevo di stare scrivendo un romanzo, cioè erano semplicemente annotazioni, ricordi, le differenze, no? Queste differenze tra il passato e l'oggi. Tanto più che io sono nonna di una, non posso neanche più dire bambina perché ha quasi 14 anni e comunque allora era ancora un po' più piccola e io non facevo che notare le differenze tra quella che è stata la mia infanzia e quella che è l'infanzia di mia nipote, un modo di vivere completamente diverso, forse anche perché adesso le famiglie sono tanto piccole e si vive chiusi in casa, tappati in casa, e l'esperienza delle corti e del giocare per strada o in piazza, nei campi, non c'è più, no? È un bambino, magari i bambini di adesso sanno tante cose, le sanno perché la televisione è sempre accesa, poi l'accesso al computer ce l'hanno fino da piccoli, il computer sicuramente mostra e parla con parole che io quando ero bambina non conoscevo, cioè un bambino di 3 anni di oggi sa cos'è il Tyrannosaurus Rex, io a quell'epoca non sapevo cosa fosse, però avevo un altro tipo di esperienza, pur non conoscendo certe parole, avevo esperienze reali del... C'è una manifestazione. La capacità, non so, il fatto di salire su un albero, il fatto di attraversare un bosco da sola, cioè erano il fatto che, non so, la sera ti potevano mandare a vai a casa dello zio tal dei tali che devi, non so, che ha oppure che deve darti, non so, un cestino di fagioli, oppure vai a prendere il latte nella stalla del tal dei tali e si andava anche se era buio. Sono tipo di esperienze che un bambino non fa più, perché adesso è tutto molto protetto, no? La vita di un bambino è anche molto irregimentata in attività di vario tipo, non so, finisce la scuola e poi c'è lo sport, la danza, non so quale corso di... cioè fino a sera un bambino ha tantissime cose da fare. Io ricordo che finita la scuola, si arrivava a casa, c'erano naturalmente i compiti da fare, c'era da aiutare a casa, perché insomma a 6 anni si è grandi, si era, per mia madre, per tutte le madri di quell'epoca, un bambino a 6 anni hai l'età della ragione, mi veniva detto, e tu avendo l'età della ragione devi lavorare e contribuire, e quindi c'erano i lavori, non so, per passare l'aspirapolvere, oppure quando non c'era ancora l'aspirapolvere passare la scopa, mettere in ordine la stanza, rifare i letti, c'erano queste cose che un bambino doveva imparare.
tanto più una bambina, perché mi è sempre stato ripetuto fin da piccola, e poi da grande tu avrai una casa che dovrai saper tenere in ordine, eccetera, dovrai imparare a cucinare, queste cose. Appunto, poi l'unico giorno della settimana, diciamo così, libero, vai a imparare perché dovrai fare il corredo, queste cose, imparare l'orologio al giorno, eccetera. E quindi, però, finite queste attività, uno aspettava con ansia, insomma, cercava di fare più in fretta possibile, fino a un certo punto, perché poi se facevi male, poi si ripeteva o c'era qualche castigo, allora bisognava cercare di farlo nel modo più passabile possibile. E poi c'era, si era libero, insomma, posso andare adesso? Posso andare, voleva dire uscire per strada, voleva dire andare in piazza, voleva dire cercare il gruppo dei bambini e delle bambine, con cui giocare un bel poco, ecco, oppure prendere la bicicletta e andare. Per me nel libro la mia bicicletta è come un cavallo, io chiamavo i film western, ogni volta che potevo salire su questo biciclettone, che poi era una bici da donna, quindi per me anche molto grande, doveva pedalare in piedi più o meno, però era quel senso di velocità, ecco, una specie di imprezza, insomma, no? Un'esperienza di quelle forti. Avevamo poco, ma avevamo molta fantasia, insomma, quindi le poche cose che c'erano si trasformavano in castelli, inventavamo storie. Ecco, credo che la capacità di inventare storie, che è propria dei bambini, all'epoca fosse ancora più sviluppata, proprio perché non c'erano grandi cose. A un certo punto, a una certa età, verso 57-58, quando arrivano le televisioni, c'era la TV dei ragazzi. Però ricordo che anche questa TV dei ragazzi non è che ci si metteva lì, non si poteva accendere, cioè adesso c'è la televisione accesa sempre, no? Allora era che si accende nel momento in cui c'è la televisione dei ragazzi, si spegne nel momento in cui finisce la trasmissione, perché la corrente costa, eccetera, eccetera. Sempre questa faccenda della corrente costa, che mi sono sentita ripetere, cioè tutti noi bambini ci si sentiva ripetere. Quindi ecco, tutte queste differenze sono il motore di questo libro, che voleva raccontare quegli anni di grandi cambiamenti e quegli anni in cui io sono cresciuta. E non guardo a quegli anni con nostalgia, ecco, non posso dire questo, perché sono stati anni duri. Certo, la nostalgia è per la forza che ogni bambino ha, no? Per la capacità di cavarsela che avevamo noi bambini. Era come tutti i bambini, i bambini sono straordinari. Io credo che la vita intellettuale di un bambino fino ai 10 anni è qualcosa di eccezionale, non lo proveremo mai più nella vita. Io credo che a 10 anni più o meno finisce tutto. Se non hai imparato certe cose entro i 10 anni, o comunque quelle cose che hai imparato entro i 10 anni ti hanno formato, poi ci saranno delle cose nella vita, imparerai altro, ma le esperienze fondamentali del tuo rapporto col mondo, del rapporto con le paure, è lì, si forma in quel momento.
Quindi è su questo che ho lavorato, anche perché appunto nessuno ne parla più di questi anni 50. Stamattina eravamo nel carcere di Rieti e io raccontavo come in quegli anni la memoria della guerra fosse ancora molto forte, anche per noi bambini che eravamo nati dopo, il fatto che nel paese c'erano ancora tante macerie, soprattutto lungo la ferrovia, zone bombardate, tutto il nord Italia è stato fortemente bombardato dagli americani, quindi c'erano così delle case che ci facevano paura perché erano macerie, in cui ci dicevano non avvicinate, e ci raccontavano naturalmente delle storie di paura per non farci andare, perché un bambino avrebbe voglia di scalare macerie, entrare dentro, vedere cosa c'è nel buio di certe finestre, e ci raccontavano delle storie spaventose, no? Per non farci avvicinare, ma era qualcosa che attirava molto la fantasia di noi bambini, queste case crollate. E ricordo uno dei ricordi, anche questo l'ho messo nel libro, l'entrata nella scuola elementare, c'era nell'atrio, proprio di fronte alla porta, questo grande manifesto in cui a grandezza naturale c'è una figura di un bambino che esplodeva su una bomba. Da una parte e dall'altra del manifesto c'erano gli oggetti, queste bombe, che allora se ne trovavano tantissime, ancora adesso di bombe ogni tanto ne vengono ritrovati, perché eravamo in una zona di forti bombardamenti, quindi ancora ogni tanto adesso chiudono strade o evacuano edifici perché si trova una bomba, un residuato bellico. E allora, anni 50, ce n'erano davvero in giro tante, e venivano mostrate tutte queste immagini di bombe con le varie forme, eccetera, dicendo se tu trovi un oggetto metallico di questo tipo, di questa forma, non toccare. E poi c'era l'immagine centrale del bambino che invece l'aveva toccato e quindi esplodeva. Ecco, sono delle cose, delle esperienze molto forti che però per noi era normale, per tutti gli adulti ancora. La guerra era qualcosa di appena finito, qualcosa che aveva segnato, come pure altre esperienze di cui parlavo stamattina in carcere, la fame. La fame... Io ricordo quegli anni con anni di grande, in casa mia la soluzione era tenere il sacchetto del pane in un gancio in alto sul muro, perché noi bambini non potessimo metterci la mano dentro, insomma, e mangiare quando ci pareva. Oppure la soluzione trovata da mia madre era che alla sera i bambini non mangiano. Io sono cresciuta più o meno con questa, non so, non l'ho mai messo in dubbio, mi veniva detto da mia madre che i bambini non mangiano, ho scoperto che si mangiava alla sera a 14 anni quando sono andata in America. In Argentina, altra vicenda, una cosa, vabbè, le vicende di immigrazione italiana sono molto complicate. E arrivando in Argentina che si mangiava carne, cosa che io durante l'infanzia ho visto molto poco, e che si mangiava anche la sera. Era davvero strano, cioè, e quasi non mi ci abituavo, era qualcosa di strano, insomma. No. Allora leggo un attimo un pezzetto, magari così sentite anche il cappellato. Ecco. Si chiama Lezione di teoria del consenso. Io ho diviso queste esperienze di questa bambina, una specie di lezioni che la vita le dà,
in qualche modo. È a pagina 103. Ed è una situazione reale. Venivano a quell'epoca a scuola queste assistenti sanitarie per dire che bisognava mangiare. E il problema era che dicevano noi bambini, ma se in casa non c'era, era una situazione molto surreale. A scuola viene un'ispettrice sanitaria a parlare di dieta sana. Il punto più importante della sua lezione è che le bambine, per crescere senza malattie, hanno bisogno di cibo variato e sostanzioso. Bistecche dovete mangiare se volete crescere con la schiena diritta. Avete capito? Le bambine si guardano l'un l'altra con imbarazzo. Ma da dove salta fuori costei? In che mondo vive? Lo sa che in casa si mangia carne solo quando una gallina o un coniglio si ammalano? Certo che i grandi sono proprio strani. A casa, per compito, la bambina deve compilare l'elenco dei pasti quotidiani, pranzo e cena. E sembra un compito facile. La bambina scrive: lunedì mezzogiorno minestra, sera caffè latte. Martedì mezzogiorno polenta e latte, sera caffè latte. Mercoledì mezzogiorno minestra, sera caffè latte. Giovedì mezzogiorno polenta e latte, sera caffè latte. Venerdì mezzogiorno minestra, sera caffè latte. Sabato mezzogiorno polenta e latte, sera caffè latte. Domenica mezzogiorno riso, sera caffè latte. Contempla l'elenco e si avvede che qualcosa non va. Messa nero su bianco, la sua dieta risalta nella sua mostruosa pochezza. Soprattutto per quel che riguarda la cena di caffè latte. E tra l'altro la bambina ha usato questo termine perché non ne sa trovare altri per indicare la miscela di latte e acqua che la sera nonna prepara. Il latte puro, secondo madre, è troppo pesante per chi è piccolo. L'assistente sanitaria non sarà contenta. E se poi la bambina dicesse che quando fa caldo nonna le colora il latte serale con un goccio di vino rosso, di sicuro ne nascerebbero guai. È più che un'intuizione, che ormai la bambina ha capito come va il mondo. Per sentirsi dire brava, dovrà mentire. Sospirando strappa la pagina, poi va a prendere l'agenda che madre tiene nella credenza. Ha un titolo misterioso: un marito si tiene per la gola. E ogni giorno dell'anno riporta una ricetta diversa. La bambina spulcia qua e là, sbizzarrendosi a trarne ispirazione. Il nuovo elenco che compila è un racconto fantastico. Lunedì mezzogiorno, ravioli ai quattro formaggi, bracciola di manzo con purè, composta di frutta. Lunedì sera, minestra di farro, galantina di pollo. E via di seguito. Insomma, la bambina sta imparando che nei commerci umani coi grandi bisogna usare pragmatismo. Ecco, questo è stato il primo romanzo che io ho scritto, credo, una storia fantastica scritta per la maestra e l'assistente sanitaria. Bene, a questo punto, dopo aver ascoltato in maniera così brillante quanto nelle pagine abbiamo letto, credo sia opportuno poter intervenire, poter sentire, togliersi anche qualche curiosità, fare, se volete, anche un'analisi. Io so che il Liceo Scientifico Tecnologico Rosatelli avrebbe preparato qualcosa, non so se sono riusciti poi a sistemarlo, perché noi abbiamo una tecnologia vecchia e loro invece sono proiettati nel futuro, quindi non siamo riusciti a sintonizzare le due cose, però visto la buona volontà sono andati a scuola, hanno ripreso, ci siete riusciti, mi farebbe molto piacere, anche perché credo sia una di soddisfazione anche per i ragazzi che si impegnano in questo modo. Ovviamente un ringraziamento alle insegnanti che collaborano con questa nostra iniziativa da anni
e che ci danno delle belle soddisfazioni, ecco, quindi anche la lettura rimane un punto fondamentale della scuola e quindi per noi è un elemento sicuramente importante. Vi spiego ciò che abbiamo fatto. Abbiamo appunto realizzato questo video che possiamo dire che è una sorta di book trailer del testo e abbiamo inserito le scene che secondo noi erano quelle più importanti, diciamo. E queste scene infatti sono ciò di cui parla il libro, poiché il libro non abbiamo trovato una sorta di schema narrativo, quindi abbiamo messo anche noi degli spezzoni. E inoltre abbiamo realizzate come se fossero stati disegnati dalla bambina stessa, visto che tutto il libro è esatto, è sotto quest'ottica. Tanto a vedere. Esatto, questo è il punto. Abbiamo letto qualcosa, infatti. Grazie. Bene, c'è veramente da fare i complimenti a questi ragazzi. E agli insegnanti, ovviamente. Bene, riprendiamo le nostre abitudini con domande, puntualizzazioni. Prego. Prego. Un microfono. Sì. Oh, se parla no... forte, perché sì. Io sono un po' sorda. E non sento, guardi. Venga. Ecco, sì, sì. Sì, possono. Se no ripeto io quello che... Cioè, sì, brava, brava, perfetto. Una volta c'era il gelato, che fine ha fatto? Ciò che mi ha colpito di più è fin dall'inizio in questo libro è proprio la capacità di calarsi nei panni della giovane bambina, nella famiglia, nei suoi sentimenti, e ho capito che il segreto di questo è il fatto che lei parla un po' della sua infanzia. Nello stesso tempo questi ricordi mi sono sembrati talmente inutili che mi sembra che lei abbia compiuto una specie di magia. Quindi il libro mi è piaciuto moltissimo e ho trovato anche in questo libro un risvolto pedagogico. Secondo me questo libro dovrebbero leggere i genitori ed anche gli insegnanti. Allora, sul fatto dei ricordi, io ho cercato di lavorare chiaramente sui miei ricordi, ho spiegato prima il perché
traumaticamente ho dovuto ricordare tante cose della mia infanzia in quella casa che non frequentavo da tanto tempo, ma ho cercato di far sì che la mia storia fosse la storia di una generazione, di raccontare quello che era successo a me, ma di, nello stesso tempo di ricordare cosa avveniva alle altre bambine a quell'epoca. La vita allora era una vita, ho detto, poco privata, una vita in cui tutti avevamo certe esperienze, si viveva molto insieme, quindi quello che io vivevo assomigliava molto a quella delle bambine vicino di casa, quelle del gruppo, quelle della mia classe, ecco. Quindi volevo, infatti non ho usato il mio nome, ho usato la parola la bambina, un po' tutte queste bambine che sono vissute, forse non in città, ma ecco, in un piccolo paese di campagna che allora stava cambiando il proprio tessuto sociale, urbano, eccetera. E effettivamente poi quando mi capita di presentare questo libro succede che appunto altri mi dicono anch'io. Ecco, è una soddisfazione perché allora vuol dire che insomma sono riuscita a fare il ritratto di quella generazione lì. Certo, le bambine che sono nate in città probabilmente hanno delle varianti, no? Rispetto a questo tipo di vita, è chiaro. Però sì, ad esempio, prima accennavo a questa educazione cattolica molto rigida che ci è stata impartita. Siamo in questi anni 50, sia in chiesa, al catechismo, sia quando si andava dalle suore a cucire, ci imbottivano la testa di storie terribili, storie che parlavano male del cinema, del ballo, il teatro, non so, sembrava... Cioè, delle cose a pensarci, ecco, mentre tutta l'Italia stava cambiando in quel momento e c'erano questi cambiamenti di cui ho detto prima, cambiamenti forti, anche feroci a volte, perché nel giro di 10 anni veramente le corti spariscono. Eppure, mentre tutto questo mondo sta cambiando, in casa arrivano gli elettrodomestici, prima si andava al lavatoio comunale e invece entrava la lavatrice, certo degli affaroni ingombranti, enormi, che facevano un gran rumore, ma insomma, oppure queste, venivano fuori queste grandi novità, l'acqua che frizzante con la bustina e queste cose, no? E, cioè, non so, sembrava tutti questi cambiamenti, non lo so, e c'era non so, questi fotoromanzi o questi film che raccontavano di enormi libertà. Però invece nella vita di ogni giorno e nella vita di una bambina era scandita da delle regole che vengono da, non so, dal Medioevo, perché insomma dire il cinema è peccato, il teatro è peccato, il ballo è peccato, cioè, i talebani, cioè, ma sembra che, e c'è questa Italia, questa educazione talebana che ci seguiva e che ci ha seguito per anni. E a cui noi insomma sottostavamo abbastanza, perché non ci venivano mostrate alternative tranne che nei fotoromanzi, che però ecco erano un po' peccaminosi a guardare, e quindi bisognava guardarli di sposo, erano
clandestinamente un passaggio dei fontoromanzi tra le ragazze più o meno 13-14 anni che noi bambine sbirciavamo, e nei film, le scene dei baci nel film, che io mi sono sempre chiesta, che sono, cioè, non succedeva niente, cioè, è tutta una cosa che a livello di bocche, ma poi non si capiva dove fosse sto peccato. Allora vediamo un attimo, leggo in questa pagina, io ho messo davvero tante cose che che sono reali, però a raccontarle adesso fanno un po' ridere, e infatti il libro ha un tono umoristico, no? E l'ho voluto mantenere questo tono, anche se racconta delle cose tragiche, perché adesso io che racconto questa storia, che la metto per iscritto, in tanti momenti mentre la scrivevo mi veniva da ridere, perché dico, ma guarda che tarlucca che ero, e cioè, no, come facevo anche a credere a queste cose, oppure a sopportarle in silenzio. No, non ero una bambina stupida, ma ribellarsi era un ribellarsi sotterraneo, e cercando di non farsi notare troppo, di non far notare troppo la propria ribellione. La ribellione avveniva nella testa, ma non nei fatti. Allora, la storia che io racconto nella lezione di cucito, e la metto in bocca a Suor Giacinta, quella che ci insegnava a fare i chilometri di Orlagiorno, è una storia che io ho preso più o meno pari pari, cioè farcita, cioè l'ho scritta più o meno come si scrive letterariamente, ma l'ho presa da questo libro di esercizi spirituali che mi venne regalato a 7 anni quando feci la prima comunione. Cioè la storia, questa storia qui è vera, è degli anni 50, io, cioè non è una storia medievale, non siamo nel 600 con Geltrude, no, siamo a metà degli anni 50. Vi racconterò una storia, dice la suora. Viaggiava un giorno per il Tirolo italiano un regista famoso. Incontrò una ragazza alla fontana del paesello, si chiamava Margherita, sui 15 anni, bella come un giglio. Cantava con una dolcissima voce le lodi alla Madonna, da brava figlia di Maria come lei era. Quel signore dunque prese informazioni sulla famiglia della giovane e si recò a casa della madre, una povera vedova a cui, dopo una serie di sciagure, era rimasto come unico sostegno e conforto quella figlia. Suor Giacinta a questo punto si ferma agli occhi di tutte. Le bambine ricamatrici hanno lasciato il cucito, rivolgendosi a lei, ma la suora prende tempo, fingendo un colpo di tosse, eppure si vede benissimo che giubila quando qualcuna le domanda con voce strozzata dall'impazienza: e poi? Alla madre quel signore propose di condurre la figlia a Roma, dove lui stesso a sue spese l'avrebbe fatta partecipare al concorso di Miss Italia. Siamo negli anni 50, vi ricordate, concorsi di bellezza da cui passano poi tutte le attrici, la Mangano, la Lollo, la Loren, eccetera, sono questi sogni, no? Il cinema fa sognare, Cinecittà fa sognare. Caspita, Roma, il mondo, un concorso di bellezza che è il sicuro trampolino per la carriera di attrice, che fortuna marcia! Poter incontrare Zorro, Rin Tin Tin, ah, fosse capitato alla bambina. Care figliole, il diavolo è sempre lì in agguato, pronto a brancare le anime ingenue come le vostre. Porco Champin. Ma quel maledetto Satanaso c'ha proprio così niente da fare che tentare la gente poverettina su ciò che è più desiderabile. Quella sera stessa la madre eccitatissima
Riferì a Margherita le proposte di quel signore del cinema e la giovinetta andò a letto tutta turbata. Eh già, la bambina si immagina, lo sarebbe anche lei, andare nel mondo con tanta roba buona da mangiare, magari anche tanti cavalli, uno per ogni giorno alla settimana. Spenta la luce, il diavolo venne ai piedi del suo letto e le propose: pensaci bene, non fare la scena, che certe occasioni bisogna coglierle al volo, ogni lasciata è persa, che razza di problemi ti fai? Togliersi i vestiti per fare la sfilata sul palco delle reginette di bellezza, certo che è peccato, e allora? A far la figlia di Maria cosa ci hai guadagnato? Niente, perciò fatti furba. Margherita si vide davanti in un baleno le foto sui giornali, i registi che la imploravano di accettare una parte in un film. Madò che bello, come piacerebbe alla bambina, reciterebbe però solo in film coi cavalli, come Buffalo Bill, da farci la firma subito. Allora l'angelo custode si fece avanti e le disse: bambina cara, tutti i film del mondo non valgono neanche un fico secco, solo la salvezza della tua anima conta. Sta fresco quello lì. Sa perché? Se si immagina la voce dell'angelo, la bambina si figura quella graffiante del curato. La suora guarda l'orologio, riponendolo poi tra le pieghe della sua ampia gonna. Quattro figli avanti, quattro figli avanti. La bambina non vede l'ora che il racconto continui. Suor Giacinta si appoggia allo schienale della sedia. Vediamo un po', sorride. Chi di voi sa dirmi cosa fece quella ragazza? Chi vinse secondo voi, l'angelo custode o Satana? Quella giovane cedette alla tentazione o si mantenne salda nel suo strato di grazia? Le bambine si guardano tutte sottecche. Certo, la protagonista della storia se la figurano un po' a propria immagine e somiglianza, e chi di loro non vorrebbe diventare ricca e ammirata da tutti? Ma da foglie carne come sono, nessuna osa rispondere. La bambina alza la mano. Secondo me ha accettato di andare a Roma. E siccome le altre stanno zitte, la bambina aggiunge, come se fosse la spiegazione più logica: era povera. Lo dice come se la voce le uscisse da sola nella gola. Con l'infallibile istinto degli dèi, la suora deve aver intuito che si trova davanti qualcuno capace di rubare il fuoco. Margherita pianse a lungo, ribatte aggrottando la fronte. Eh beh, è giusto che pianga, eh. In certi momenti sembra di non poterne fare a meno. Suor Giacinta si toglie gli occhiali per dare una pulita alle lenti. Ha una faccia enigmatica, ma vagamente sorridente, per cui da quell'inizio tutte le bambine capiscono cosa sta per succedere. Si rimette gli occhiali sul naso e continua. Margherita scelse la voce dell'angelo custode. E siccome non voleva che sua madre la inducesse a partire, prese una risoluzione. Si alzò dal letto. Si avvicinò con passo franco all'unica finestra della sua stanza, la quale aveva il davanzale di pietra viva ad angolo. Contro quella pietra sbatté fortemente il viso, sfigurandosi la bocca e il naso e spezzandosi i denti davanti. Biancano tutte le bambine, bocchina aperta, aria stralunata e fiato mozzo, occhi sbarrati e increduli fissano Suor Giacinta. Sì, fece proprio così, preferì rimanere povera e sfigurata per sempre nelle sue montagne, anziché perdersi per le strade del vizio e delle ricchezze mondane. No, ma quella era proprio scema. Dimmi un po' te che bisogno c'era di spaccarsi la faccia, ma neanche una matta biraga si sarebbe comportata così. Avevo 7 anni quando mi regalarono questo libro, Esercizi spirituali per fanciulle. Ecco, siamo negli anni 50, non sono i talebani che parlano. Insomma, meditate. Bene, credo sia una pagina molto interessante questa. Prego. Volevo chiederle se il suo spirito di ribellione
e che ora ci racconta come dato di fatto già a 6 anni era così percepibile in lei. Sì, sono stata una bambina, per mia madre sono stata una bambina difficile, difficile da contenere nella vitalità e nelle ribellioni che ponevo in atto, ribellioni sotterranee, striscianti, in cui comunque trovavo la maniera di fare quello che volevo, bastava non dirlo ai grandi, insomma, e poi trovare a infognarsi da qualche parte e fare le cose che volevo. Ha avuto, qui lo racconto, un rapporto con questo fratello, il nano, che è molto acquiescente. In effetti non ho avuto propriamente un fratello, ho avuto una sorella, ma comunque più o meno il suo atteggiamento verso la vita era invece di tranquilla, tranquilla acquiescenza, quelle cose che venivano proposte dai grandi. Non so, siamo nati nella stessa famiglia, però penso che ci siano differenze fin da subito, insomma, si nasce con diverse già soluzioni scritte nel proprio cervello, no? Quello che fa la nostra diversità, nonostante si cresca nello stesso ambiente, poi lo si vede da grandi, da piccoli si nota, comincia a notarsi, si nota da grandi, in effetti, scelte di vita. Mia sorella ha sposato un mucchio di soldi, io no. Cioè, cose di questo lo si vede, mia sorella al massimo legge le fatture. Ecco. Cioè, si nasce con un certo corredo di caratteristiche, la vita in parte le cambia, in parte no, non può cambiarle. Sì, insomma, è stata una bambina, una grande sognatrice. E io ringrazio molto di avere questo nel mio corredo genetico, perché per certi versi, non so, mi sono sentita dire da grande, dalla mia famiglia, quando ho fatto certe scelte nella vita, ma tu sei matta, ma che cavolo di lavoro è fare la disegnatrice oppure fare la scrittrice, ma non è un lavoro, ecco, non è un lavoro. Certo, tu non lavori, lo sento ancora ripetere adesso. È considerato qualcosa di infantile certe scelte della mia vita. Io a questo punto le rivendico. Sì, sono rimasta molto bambina, ho salvato la mia fantasia, quella che io ho cullato e che mi ha cullato da bambina. E questi spazi di fantasia, io penso che, ecco, tutto quello che mi sono sentita dire da piccola, ad esempio quando c'è un episodio in cui la bambina, la madre scopre questa poesia, no? E a me è successo effettivamente così. Io ho avuto una madre estremamente severa, la madre che descrivo è mia madre. E sempre sentita dire da mia madre che, appunto, che vuoi fare? Fa la poetessa, no? Che vuoi fare? Ma
cosa ti sei messo in mente, ma solo i matti possono fare un lavoro simile. Ecco. Perché io penso che se anche la poesia, la fantasia non si mangiano come salsicce, sono parti importanti della vita, non so, non si possono svilire solo perché non si possono mangiare. Io sono così. Ecco. Prego. No, non è una scimmietta, no, calma. Allora, la bambina vuole, al posto di questo pranzo di Natale, quello con tutti i parenti, in cui ciascuno ha da dire ai bambini, non so, le solite frasi, in cui vengono taciute le cose reali, la bambina anche qui nel film che hanno mostrato i ragazzi, c'è questa bambina che dice ma perché i grandi fanno finta di non sapere certe cose, sono avvenuti, e si sa che nella cerchia di amici ci sono delle persone violente contro i bambini, perché i grandi non dicono niente, perché queste cose, perché questo tacere? E la bambina se ne va, cioè proprio quel pomeriggio se ne va da sola a fare questa slittata su in questo burrone, cosa che si faceva, era molto proibito perché appunto era pericoloso, ma noi bambini facevamo, ecco. Appena veniva la neve, era costruire questi slittini che poi erano slittini molto improvvisati, cassette della frutta, eccetera. La velocità era qualcosa che, insomma, come tutti i bambini apprezzavamo, no? E c'è un... Sì, si fa male la bambina, certo si fa male. E ha questo sogno, mentre la portano all'ospedale, questo sogno in cui... sembrano offrirle la possibilità di, vabbè, che tutto torni come prima, non so, adesso ti riportiamo a casa, eccetera, così, oppure vieni nel paese dove si leggono i libri, dove c'è Andersen, lei ha lasciato, gli hanno regalato quel mattino il libro di racconti di Andersen, in cui c'è entrato Scarpette Rosse. E la bambina non ha avuto il tempo di leggerlo, perché il mattino del Natale ha dovuto andare a messa, ha dovuto aiutare a preparare la tavola, insomma l'ha avuto solo tra le mani, ha iniziato proprio a occhieggiarlo, ma non l'ha finito di leggere. E certo in quel sogno la bambina, piuttosto che andare a casa, andrebbe dovunque per leggere ad Andersen. E non è un finale tragico, è un sogno, ho voluto finirlo così, sempre con questa prevalenza del fantastico che salva, no? Che salva la bambina, no? Non è tragico, anzi, per me. Fa pensare. Sì, certo, ma sono i personaggi fantastici. I personaggi fantastici e mitologici che... Beh, un elemento di realismo che si abbina e si coniuga con la fantasia, perché altrimenti sarebbe una sbrigliatezza lontana, mentre invece vuole essere anche un radicamento, così come è nella narrazione i riferimenti storici proprio di quegli anni, con le caratteristiche ben precise. Quindi questo saper coniugare questi due aspetti della realtà e della fantasia che ci danno una cifra significativa proprio della realizzazione del libro, estremamente interessante. Prego. Una figura un po' misteriosa è padre,
No, mentre la madre è sempre presente anche in modo pressante, e così le varie zie, cugine, eccetera, padre è una scrivania. E praticamente questa figura sfuggente, pensavo che fosse stata per la bambina quasi inesistente, no? Ora lei mi dice che ha passato poi 4 anni proprio al capitale. Infatti, con uno sconosciuto, padre, praticamente. Ecco. Quindi l'impressione mia sì, è infatti che... la cosa era molto forte, perché mio padre non si è mai occupato di noi, della famiglia. E quindi effettivamente poi in questi ultimi anni mi sono trovato a occuparmi di lui, questo signore che è sempre stato fuori dalla mia vita, no? Che neppure negli anni formativi è stato presente. Io poi me ne sono andata di casa a 19 anni, quindi perché mi sono sposata giovanissima. E quindi per me è stata la scoperta molto dolorosa, eccetera, di una persona che comunque, ecco, è stata una situazione molto strana, dover occuparmi di una persona che di me non si è mai occupata. Quindi era tutta una serie di traumi che si concentravano, ritornare in quella casa dove avevo vissuto le violenze, ritornare da una persona che allora mi ha portato la testa, insomma, non mi guardava. È come bambina. Ecco, ritornare. Sì, ma per... Non c'è. Sì, però, ma perché sono anche abituata così. Sì, padre e madre... È stato sì, è stato, sono stati anni molto difficili. Eh sì, è un vocativo, ma è quel padre lì, non è il padre in generale, è il padre della bambina, quindi padre, gli ho tolto l'articolo, e madre, ecco così. Ah, queste sono esigenze di quale correzione di bozze, guardi. Allora, ci sono, a volte la correttrice di bozze, certo, ti dice: ah, ma qui non, forse non saprebbe, io non lo so, adesso... L'editor. Esiste una figura proprio ben precisa, no, ma, casa editrice. Più che altro la correttrice di bozze, no, che ti... è bon. Ecco, sì. No, ma perché? Faccia un esempio. No, così almeno... Però c'è da dire una cosa importante, che dal punto di vista della scrittura noi abbiamo, abbiamo delle parole che sono di fantasia, che sì, fanno riferimento ad ambienti dialettali, quindi c'è quasi un plurilinguismo all'interno della alla che fine, è estremamente interessante anche questo. Sì, alla fine credo che le parole accentate sono parole che non o assolutamente desuete, oppure che sono italianizzazioni di parole dialettali, e allora perché si capisca che non è una parola, è una parola inventata, una parola così, allora è stato messo l'accento. Allora, per esempio, è la maniera dialettale italianizzata, di quello che dicevamo un momento fa, la parola
è il linguaggio della bambina, certo, che sta imparando l'italiano e con cui e che a cui lei nella sua testa, per esempio, suona sempre per esempio, certo. Ecco, perché è la maniera con cui si parla, ecco. È perché la secondo, perché secondo la cosa è parola dialettale. Allora, no, è chiaro che in italiano uno legge moroso, però essendo parola dialettale, lei mi ha detto bisogna mettere l'accento e io eseguo, io che devo fare. Ad esempio, c'è ad esempio, non so, in questa casa editrice il fatto che le I sono tutte accento acuto, in qualsiasi altro editore, non lo so, ci sono scelte editoriali che sono scelte così, cioè, a cui ti devi adeguare. Certo. Ecco. Sì, sì. Oh, dico, teniamo presente, a proposito di quello che dicevamo dei dialetti, dico, teniamo presente che un'inchiesta fatta dal Sole 24 Ore alla fine degli anni 60, stiamo parlando degli fine degli anni 60, nel nord-est, in una zona del nord-est, c'era il 30%, 33%, un terzo della popolazione che non capiva ancora il telegiornale. Quindi entriamo anche in quest'ordine di idee che così, insomma, è vero che la lingua italiana è passata, la lingua letteraria diventa lingua d'uso, ma per diventare lingua d'uso ce ne vuole, e sono i 2 milioni di italiani che imparano a leggere e scrivere, non è mai troppo tardi, voglio dire, insomma, ecco. Quindi, fermo restando l'attenzione nei confronti dei dialetti che sono lingue, per carità, su questo non si discute, però dico, c'è un problema di fondo che ancora oggi, e poi parliamo anche delle nostre realtà, se mi permettete, perché se andate a, se io vivo in paese, quindi so bene di cosa si tratta, insomma, le persone che hanno una certa età parlano tranquillamente ancora il dialetto, ma mi pare anche un elemento, non lo vedo negativo, insomma, ecco, questo è. Quindi anche questo aspetto linguistico diventa un elemento interessante in questo libro, oltre ai tanti vari altri aspetti. La scelta dei soprannomi è l'uso. Sì, è l'uso a quell'epoca, in parte perché tutti avevano gli stessi nomi, sì, e quindi la famiglia, non so, tutti Giovanni, tutti Maria, tutti Giuseppe, e con tutti i diminutivi Peppino, Pino, Pinuccio, eccetera. E c'erano tutte queste varianti di nome, ma tutti avevano lo stesso nome, perché poi si portavano sempre i nomi dei nonni o dello zio appena morto, eccetera. Ecco. Allora, ognuno veniva distinto da un soprannome che lo connotava fisicamente o anche come carattere, o magari per un fatto particolare della sua vita che gli resta addosso per sempre, come quello che è caduto quella volta, e allora gli si dà quel soprannome lì. Lo sappiamo bene, perché sì, nelle nostre realtà è così, lo sappiamo bene. Certo. Infatti. Anzi, addirittura per antinomia, certe volte uno che è stato particolarmente furbo sono quelli degli scemi, per esempio, no? Tanto per dire, ecco. L'elemento che caratterizza la vita nei paesi, ancora oggi, nel 2017, insomma. Quindi. Sì, nelle zone di montagna dove io vivo. Assolutamente, il dialetto è ancora parlato, è ancora un segno identitario molto forte, e tra l'altro noi viviamo in una zona di confine, e nelle zone di confine
da una parte c'è la Svizzera, da una parte c'è la Lombardia, dall'altra parte c'è il Vallese, quindi Ticino, Vallese, Lombardia e Piemonte. In questa zona di passaggio è una zona in cui c'è questa lingua massima mista. Chi di voi ha magari letto La Valle delle Donne Lupo, è questa lingua inventata che si parla in questa parte del Piemonte. Sapete che il Piemonte ha come a forma di con un grande dito, no? Infilzato dentro nella Svizzera, il Vallese da una parte, il Ticino dall'altra, e lì sarà il fatto che il confine, anche le parole passano da un territorio all'altro senza fermarsi alla frontiera, e quindi non so, c'è una lingua molto molto particolare che connota tutto l'Alto Piemonte. Nell'Alto Piemonte non si parla piemontese, si parla un'altra lingua, che è un misto di tante lingue, no? E quindi, non lo so, l'Italia ha ancora questa ricchezza, certo. Ed è una grande forza. Credo che l'importante è che la letteratura adesso, libri di narrativa che tornano, adesso che la generazione di parlanti di dialetto sta morendo, e si esaurisce, perché si esaurisce quel mondo, ecco, che la letteratura abbia preso le parole dei vari dialetti o degli italiani regionali e li abbia messi dentro con gli accenti particolari, con mi è venuto in mente una cosa alla signora, a volte ci sono, che diceva prima degli accenti, a volte ci sono le strette e le chiuse e le aperte che sono diverse magari dall'italiano, certo. Questo soprattutto sulle che non coincidono assolutamente, ma che si devono pronunciare in un altro modo, eccetera. Quindi ci sono anche il presempio, che è largo mentre dovrebbe essere stretto, e però è pronunciato in quell'altro modo, è una questione, e ci sono anche tanti suoni che non si riescono a rendere con i soliti accenti italiani, certe nasali ad esempio, non abbiamo o non usiamo molto il circonflesso in italiano, si dovrebbe usare in certi plurali, non li usa più nessuno, non so, però il circonflesso potrebbe dare l'idea di certi suoni nasali. Prova a dire come si dice Milano, dillo te. Milano. Dillo forte. Milano è Gran Milano. Milon, cioè, non lo so io. Ecco, non è semplice rendere questa cosa anche per iscritto, ecco. Insomma, si può provare. Comunque è bello che la letteratura, proprio adesso che il dialetto diventa lingua morta, la fa vivere sulla pagina, ecco. Perché quando le lingue muoiono e non ne resta più segno, beh, insomma, è una grande perdita, certo. Perché ogni lingua è, certo. È una maniera di vedere il mondo. In ogni lingua ci sono delle espressioni che, non so, quando mia nonna diceva la vita è un pendizzi. Pendizzi è una parola, antica, è una parola del contratto colonico, ed è il lavoro gratuito che il colono doveva fare per il padrone, tot giornate di lavoro gratis, senza niente in cambio. Ecco, la vita è un pendizzi, è una visione del mondo, e queste parole
baule in cui si chiudono dentro tutti questi significati e che vanno perse, e però in una parola è racchiuso il senso di una vita. Beh, come una banalità, nessuno di noi dice Rieti, ci guardiamo bene, nessuno, si dovrebbe dire nella lingua italiana Rieti, perché la E è aperta, noi diciamo Rieti tranquillamente. Bene, ancora, prego. Bene, se non ci sono altre domande o altre puntualizzazioni, noi ringraziamo Laura Pariani per questo bel pomeriggio che ci ha fatto trascorrere, libro interessante. La ringraziamo e le diamo appuntamento nella serata finale. Grazie a tutti e buonasera.